La tranvia così com'è non può continuare ad esistere. Archiviato questo assunto, ormai divenuto certezza, l'amministrazione comunale muove i primi passi verso il nuovo progetto del tram. Oggi i primi sopralluoghi con i tecnici per studiare un nuovo percorso che elimini le criticità, soprattutto per ciò che concerne la zona di Provinciale, la Cortina del Porto, totalmente tagliate fuori dal tessuto produttivo della città, e la parte bassa del torrente Portalegni, che di fatto non ce la fa a sostenere il peso della tranvia. Problematiche che dovranno essere risolte entro il 31 dicembre, data in cui scadrà il bando emesso dal Ministero dei Trasporti che mette a disposizione dei comuni fondi cospicui per il sistema di trasporto pubblico locale. Intanto continua la mobilitazione dei cittadini contro le continue modifiche ai piani di esercizio ATM. A scendere in campo oggi l'Unione degli Studenti, che ha diffuso un questionario online per valutare il servizio e promuovere e proporre eventuali modifiche all'amministrazione comunale. E mentre i nodi ATM restano al centro del Salva Messina, al momento in discussione al Comune con le parti sociali, restano fuori dal dibattito gli interinali ATM. L'incontro fissato per ieri per impegni istituzionali del sindaco è slittato al prossimo martedì. Il futuro della città intanto si gioca attorno a un tavolo dalla portata storica, il primo dopo anni in cui finalmente, sotterrata l'ascia di guerra, si fa reale concertazione.